gestazione piuttosto lunga, anche perché incide su un territorio che non è facile né dal punto di vista planaltimetrico né tantomeno dal punto di vista urbanistico. E il progetto difatti parte da una zona molto urbanizzata che è la piazza Don Menzoni, dovrebbe uscire, deve uscire nella zona a valle di via 25 Aprile, una zona scelta non a caso perché quella è la zona meno intasata dal traffico e quindi un eventuale sfollamento delle persone dovrà avvenire in una zona dove il traffico attualmente non incide notevolmente. È chiaro che è una infrastruttura a servizio del centro storico, quindi oltre alla via Duomo si crea questa nuova infrastruttura che arriva diciamo al limite del centro storico e che consente una maggiore funzione turistica per quello che ci riguarda, perché in questo percorso che è da via 25 Aprile arriva a Santa Marta, intanto dove ci sarà il grande parcheggio per il turno dei turisti oppure per gli agrigentini che vogliono fare una passeggiata in centro storico, mentre con piccole modifiche che diciamo che sono perfettamente compatibili con il piano particolareggiato e il piano regolatore, si può creare un passaggio anche interno, ritengo, per i residenti soltanto, per gli addetti ai lavori, insomma, per chi percorre ogni giorno per motivo di lavoro, perché altrimenti si corre il rischio che si crea ingorgo, traffico e quindi diciamo a tutto quello che è all'opposto della sicurezza. È chiaro che non è un nostro compito, cioè non è una nostra pertinenza per realizzare strade, noi siamo stati chiamati dal prefetto, abbiamo dato un nostro contributo che è quello di indicare appunto la tutela, diciamo, che va in linea con la tutela del paesaggio, dei monumenti e di tutto il centro storico. L'allarme per quanto riguarda la pericolosità del centro storico di Argentino, comunque le istituzioni si stanno muovendo, secondo lei è una vicenda che si chiuderà in breve? Io mi auguro che si chiuda in breve, questo non lo so, spero che davvero questa marcia in più messa dia speranza un po' a tutti, è per quel minimo di vita e di vivibilità di cui tutti abbiamo diritto. No, perché io più volte ho detto, se là deve arrivare un'ambulanza in certi momenti non riesce neppure una piccola macchina dei pompieri, e credo che ogni cittadino abbia diritto alla sicurezza e della salute e della sua vita. Ora, se questo è un primo passo che permette uno scorrimento migliore delle macchine, qua siamo davvero contenti. Speriamo che questo al più presto sia realizzato. Quali sono i principali interventi in merito proprio a questa via di Esodo? L'intervento condiviso con tutti gli uffici che coprono il territorio prevede sostanzialmente la sistemazione della zona esistente che va da piazza Don Minzoni alla zona sottostante del seminario Vescovile e poi la realizzazione di una struttura ex novo, un viadotto su pali che collegherà questa zona sotto il seminario fino alla via 25 Aprile. Ci saranno delle parziali fabbricati abbattuti? Nella parte del centro storico sotto la Don Menzoni, parziali demolizioni che interesseranno uno o due fabbricati al massimo.